Ciao ragazzi, dietro il volante chi è? Bentornati, bentrovati sul canale, bentornati, bentrovati. Come state, cosa fate, cosa dite, dove andate, qualsiasi cosa nella vostra vita vi per prima fatemelo sapere, nel bene e nel male. Io sto, vabbè, le solite venate, raga, dai, non stiamo qui a fare cose che già sappiamo. Sto tornando da Bellagio, sto andando verso Como. Oggi giornata complicata, nel senso bello del termine, perché ho un sacco di check-in, tour, con gente che magari non si presenterà, ve lo auguro, dico, tanto va bene così. È molto complicato trovare un albergo. La cosa buffa è che il punto di ritrovo per, boh, voi cadete, per, adesso vi raccolgo, per i miei tour è un albergo, eccolo, nel pieno centro di Como, ok? Como, voglio dire, non è una metropoli gigantesca. Bene, albergo in c'è, gente che mediamente mi arriva da tutte le parti degli Stati Uniti, da New York, dalla California, che lo dice, cittadini del mondo non trovano un albergo in centro a Como, e questa è una cosa che trovo assolutamente esilarante, anche perché poi mi pagano uguale, nel senso, se non trovi l'albergo sei coglione, quindi mi pagano. Bene, quindi oggi confido anche in quello, anche perché poi alle 5, tipo 5 e mezza, mi tatuo e andiamo a tatuarci. Bene, ho trovato questa tatuatrice su Instagram, mai sentita, e mi è piaciuta un sacco la sua mano, mi sono innamorato di uno sketch, ho prenotato e oggi pomeriggio mi tatuo, quindi giornata lunghissima. Nel mix di queste cose ho finito ieri Il talismano di Stephen King. Io non riesco a chiamarlo Stephen perché mi viene a chiamarlo Stephen, perché se uno si chiama Stephen dovete scrivere Stephen, non dovete scrivere Stephen, ma va bene, questo è un irrisolto mio con lo zio e va bene così. Finisco questo romanzo che ha scritto a quattro mani nel lontano 1984 con Peter Straub. Premessa rispetto a questo libro: Il talismano è un libro famosissimo, è un libro che vediamo se riesco a mettervi un pochino, è un libro che ho deciso di leggere perché ho acquistato la casa nella nebbia, la casa nel buio, la casa nel buio credo si intitoli, sempre scritto a quattro mani con Straub, e scopro che però è un sequel. Quindi sento Giselfa Talking Page qua su YouTube, mi dice, guarda, no, non ti preoccupare, puoi leggerlo tranquillamente, perché non spoilera molto rispetto al talismano. Però in quel, ho detto, vabbè, leggiamo quantomeno con un minimo di ordine, quindi decido di sospendere la lettura della casa nel buio e leggo Il talismano. Allora, Il talismano, iniziamo a parlare perché sono passati già minuti e minuti di cose che ho detto. Il talismano è un libro che non è piaciuto fondamentalmente a nessuno, tranne a quella che all'epoca si chiamava la Rossa Kickers, qui su YouTube. Adesso non fa YouTube da una vita, Vale, torna laddove dovessi vedere questo video e tu cambio in parti, perché se dobbiamo tirare l'alba del giorno dopo diventa complicato. Bene, ecco. Non è piaciuto a nessuno tranne a lei, in particolare ad Alice. Alice proprio ha detestato, Alice Cava, sempre qua su YouTube. Io saluto tutta la gente che evidentemente ho la piacevolezza di conoscere. In particolare Alice, dico che io non capisco la gente. E questa è un'altra comunione di intenti con Alice, perché va bene. Ad Alice non è piaciuto, Alice dice è un libro terrificante, che non si, è stato uno strazio arrivare alla fine di questo libro. Va bene, leggo Il talismano. Allora, Il talismano, l'ultima, poi ve lo prometto che vi parlo di... L'ultima premessa è che per me è un libro che rappresenterà sempre molto, perché è il libro che ho letto nel momento in cui ho fatto il trasloco. Quindi in questo periodo ho da poco, mi sono da poco trasferito nella casa nuova, ed è stato un passaggio importante per me, perché insomma, dopo 5 anni di vita in una casa che per me ha sempre rappresentato tanto, che è la mia, quella che adesso tornerà seconda casa, insomma, il passaggio per me è stato abbastanza importante, e avevo con me questo libro bello e massiccio, perché sono circa 900 pagine di malloppo di roba. Io sono sempre dietro al volante, raga, perché davanti ho sempre sto camion bastardo. Adesso te supero, boom, e voi cadete, aspettate, supero il camion e vi recupero. E gli strumenti qua tecnologici sono una cosa fenomenale. Bene, quindi un libro che mi ha tenuto grande compagnia, ci ho messo circa un paio di settimane a leggerlo, e tra uno scatolone e un check-in, insomma, c'era questo romanzo che mi aspettava. Allora, quindi emotivamente per me Il talismano è un libro che amerò sempre. Dal punto di vista della storia, insomma, vediamo di parlarne un attimino. Premessa, l'ultima, basta, poi inizio, che ci saranno degli spoiler, ma va avviso, nella seconda parte del video vi dico, qua spoilero, quindi ci salutiamo. Dunque, nel complesso è un romanzo scritto da King,
prevalentemente io adoro King, lo sapete, è uno dei miei autori preferiti e di conseguenza insomma quello che scrive leggo, anche se in questo caso io addito il fatto che ci siano tutti questi problemi a Straub, perché non lo conosco, quindi dico cazzi tuoi, è colpa tua bastardo, la prossima volta non scrivere niente, e quindi insomma mi consolo in questo modo. Il romanzo in sé è un romanzo troppo lungo, innanzitutto, è un romanzo estremamente dispersivo, totalmente dispersivo, dove all'interno troviamo troppe storie, perché la storia principale di questo ragazzino, cioè la storia, il filo conduttore di questo ragazzino, tale Jack, viaggiante, che intraprende questo percorso verso il talismano. Il talismano è questo fantomatico oggetto, poi ne parliamo nella seconda parte del video, che pare possa salvare la vita alla madre malata di cancro. Quindi questo ragazzino parte in questa grande avventura in bilico tra due mondi, il nostro e questi territori. I territori sono un universo parallelo, poi nel corso del romanzo, questo non è spoiler, anche perché non è funzionale in nessun modo alla trama in sé. Boom, ragazzi, io vi chiedo veramente scusa, non so perché continuate a cadere, diciamo che vi stacco così, innanzitutto aspettate un secondo, questa curva, ma aspetta, magari senza il caricatore forse viene meglio, la mia macchina si terrorizza, e quindi i territori cosa sono? Quindi realtà nostra, i territori, e poi esistono altre forme alternative, è una sorta di multiverso, chi ha letto La Torre Nera può di che cosa si vada parlando, anche perché ci sono delle affinità, ho scoperto, con La Torre Nera, ci sono dei richiami, vi dicendo, io poi della Torre Nera ho letto solo il primo, quindi al momento ho ritrovato evidentemente delle cose, dei richiami, delle continuità, no, tra i due titoli. Quindi questo ragazzino parte in bilico tra questi due mondi, ha questa capacità di flippare, quindi di passare da un mondo all'altro, e questa capacità gli permette di viaggiare tanto nel mondo dell'altrove, quindi di questi territori, quanto nel mondo reale, diciamo, nostro, concreto. C'è un cattivo, questo cattivo, e ne parliamo poi nella seconda parte del video, ha un obiettivo, che è quello di uccidere questo ragazzino e di distruggere il talismano per governare i mondi, poi nella seconda parte del video parliamo di questa cosa, i mondi possibili, e ha degli, insomma, è vicino a questo antagonista, che poi è lo zio, non mi ricordo se ve l'ho detto, no, non credo di no, è lo zio, nel mondo reale è il fratello, è il zio acquisito in realtà, perché è il l'amico fraterno del padre, che peraltro vi dico poi nella seconda parte perché può essere spoiler, è uno zio acquisito, diciamo, che però insomma non è proprio tutto sto simbolo di santo, e poi ci sono altri personaggi negativi, ovviamente antagonisti, che danno una mano al cattivone di turno. Jack viaggia e nel viaggio rintraccia varie avventure. Queste avventure sono mini storie, sono mini racconti o maxi racconti, perché sono alcune parti che sono veramente estremamente lunghe, dove tu a un certo punto perdi pure di vista il contesto nel quale ti trovi, perché inizia come una storia parallela, qui senza dire niente. Parlo dell'Istituto del Sole, mi pare si chiami, fa riferimento al Sole, chi l'ha letto sa di che cosa sto parlando, e quella parte poteva tranquillamente essere un romanzo a parte, mi ha un po' ricordato in senso molto lato l'Istituto, semplicemente perché ci sono degli adulti che trattengono insomma questi ragazzini all'interno di un istituto, appunto di una scuola, e ne fanno un po' quello che vogliono, in un certo senso, però quella storia poteva essere tranquillamente una storia a parte, che inserita all'interno del talismano a me ha annoiato, onestamente, perché dico, molto bello tutto, ma non c'entra niente con quello di cui sto leggendo e di cui voglio leggere, perché se la storia è una, io voglio leggere quella storia. Quando si aprono troppe finestre di trama, a me personalmente tende un po' a infastidire come cosa, perché sono concentrato su una storia e me ne apri 10.000 altre. E così via, no? Ci sono poi personaggi, ci sono tante altre parti di storia che mi sono piaciute magari di più. Per esempio, il mio personaggio preferito in assoluto di tutto il romanzo è Lupo. Lupo è un personaggio a cui ho voluto bene tantissimo. Tutta la parte del lupo mi è piaciuta molto, anche la parte in cui il lupo a un certo punto arriva nel nostro mondo, insomma nella nostra realtà, e tutto quello che ne consegue. Quindi bella la parte di lupo,
però anche lì forse un po' svincolata da quella che poi è la trama effettiva. La trama effettiva è questo ragazzino che a un certo punto deve arrivare a sto talismano. Talismano che si trova a ovest, tanto nei mondi reali quanto nei mondi dei territori, e questo viaggio a ovest è un viaggio che Jack intraprenderà parte nei territori, parte nel mondo reale, e anche lì uno si chiede perché non prendi un cazzo d'aereo per arrivare all'ovest. Il viaggio in sé è vero che uno mi potrebbe dire Jack viaggiante dell'inizio era un bambino di 12 anni e il Jack viaggiante che arriva alla fine del romanzo è un bambino, in realtà passano mesi, è un quasi tredicenne che però sembra un 45enne, perché è anche troppo secondo me, perché è vero che ha fatto delle esperienze straordinarie e nella loro complessità assolutamente trasformanti rispetto a quello che poi è l'evoluzione umana, ma forse un po' troppo, perché è diventato veramente, nel finale del libro è diventato un guru, è diventato una roba da paura, quindi forse anche troppo. C'è l'evoluzione del personaggio e mi piace ed è necessaria, ma è stata un po' secondo me la paraculata per giustificare 500 pagine di libro tra l'inizio e la fine, fondamentalmente. Il libro quindi secondo me è un libro estremamente lungo, scritto bene, perché fondamentalmente la mano di King si sente, ma troppo, esageratamente troppo. In più perdi delle parti, secondo me ci sono dei punti in cui King poteva anche l'amico Straub, io non ho nulla assolutamente contro Straub, potevano raccontare molto di più, perché poi fondamentalmente la cosa cicciona di questo racconto è questo altrove, i territori, cosa succede, cosa non succede, vengono talvolta dati anche per scontato in un certo senso questi territori, non vengono, vengono raccontati anche bene, ma quasi come dati per buoni, nel senso, ah ok, flippo in un altro mondo, no? C'è questo senso di accettazione di una cosa che dici, cazzo, ma aspetta un po', parlavene, raccontami, flippi dai mondi, dammi un senso un po' più concreto alle vicende. Quindi nel complesso, vi dicevo, per un discorso mio personale è un romanzo da 4 stellette, dal punto di vista oggettivo per me è un romanzo da 2, io su Goodreads ho dato 3 stelle, quindi ho deciso di fare una sorta di media tra queste cose, anche perché, e qui parto nella seconda parte, quindi dove ci saranno degli spoiler, quindi laddove non vogliate avere spoiler perché non l'avete letto, ci rivedremo laddove vogliate o ci fermiamo qua, insomma, e vi saluto, vi auguro cose meravigliose. Parte con gli spoiler. Dunque, il finale è un finale che a me personalmente ha lasciato tantissimi irrisolti. Innanzitutto partiamo da questo zio che vuole questo talismano. Vuole questo talismano per distruggerlo, ma se il talismano a un certo punto scopriamo che uno è inserito in questo albergo nero, questo è uno dei paralleli che ho rintracciato con la Torre Nera, è inserito all'interno di questo albergo nero che non si capisce chi lo crea, chi lo gestisce, chi lo trattiene, perché, per come, non si sa nulla, è semplicemente una sorta di prigione di questo talismano chiama a sé Jack, che è l'unico in grado di poterlo prendere in quanto eccezione alla regola, e la regola è che se tu vuoi flippare nei mondi hai la facoltà di farlo, puoi flippare all'interno della coscienza del tuo gemellante. Il gemellante è la tua versione alternativa nei territori. Altra differenza rispetto a chi viaggia nella coscienza del gemellante è che chi lo fa in questo modo viaggia esclusivamente all'interno della coscienza del gemellante, quindi che tu parti da New York, poniamo, fai questo viaggio nell'altrove e ti ritrovi all'interno del corpo del tuo gemellante che si può trovare nel corrispettivo del territorio in un punto totalmente opposto rispetto a New York. Invece Jack viaggia esattamente nello stesso punto, facciamo un esempio New York, se parto da New York si ritrova a New York, l'unica differenza è che i mondi hanno una differenza di dimensione, quindi i territori sono più piccoli, quindi non so, un chilometro nel mondo del territorio corrisponde magari a 50 chilometri nel mondo reale, ecco questa è la differenza. Però per il resto Jack ha questa facoltà di viaggiare svincolato dal suo gemellante, il quale gemellante è morto. Altro passaggio, è destinato a salvare, a trovare questo talismano, perché deve salvare il talismano da questo albergo nero, e anche lì non si sa chi l'ha messo, perché l'ha messo, come ci dicevamo. Il suo obiettivo è di salvare la madre morente e nello stesso tempo la gemellante, che è la regina di questi territori.
regina di questi territori, che diede alla luce il gemellante di Jack, che come vi ho detto è morto assassinato dal corrispettivo dello zio nei territori americani, quindi nella realtà nostra, che era questo fantomatico Giasone. Quando Jack nella sua evoluzione diventa sempre più Giasone, quindi acquisisce e assorbe sempre di più questa identità, la manifesta sempre di più, viene visto come una sorta di divinità. E nessuno ti spiega il perché. Perché Giasone è un dio, semidio, lo è, non lo è, è un mito, è un eroe? Perché ha quest'aurea? Boh. Perché lo zio vuole distruggere il talismano? Laddove scopriamo soprattutto che il talismano è fondamentalmente gli universi. Quindi all'interno di quella sfera ci sono tutti gli universi possibili. Quindi sei velocissimo, cioè se tu distruggi quello, tecnicamente dovresti distruggere tutto. E quindi come pensi di governare il mondo distruggendolo? Anche lì non ho ben capito questo passaggio. Perché non vengono spiegate certe cose? Molte cose non vengono spiegate, non vengono questa, va bene, io prendo per buono che tu sei il predestinato, il prescelto un po' alla Harry Potter, mi va bene, sei destinato a salvare questo talismano, va bene, lo salvi, ok, ma poi il finale è che, ok, la mamma viene salvata, la regina viene salvata e questa mamma e questa regina diventano loro stesse il talismano, no? Questa sfera poi trasferisce i suoi poteri, la sua essenza di vari mondi all'interno di queste donne. Anche lì, perché succede questo? Boh. Quindi ci sono, voglio dire, su 900 pagine dove hai buttato via inchiostro per scrivere cose che veramente non c'entravano nulla, per quanto mentre lo leggevi ti piaceva leggerlo, no? Nonostante, soprattutto verso la fine, la parte del sole, che vi dicevo prima, di questo istituto del sole, dici va bene, ma dai, capito, arriviamo a un dunque a un certo minuto, no? Però nonostante quello, perché dopo arrivi a 800 pagine, dici va bene, no? Ti viene un po' quella cosa. Però nello stesso tempo è tutto molto leggibile, tutto molto scorrevole, tutto molto piacevole comunque nel suo fluire. Il problema è che a conti fatti è molto fumo, ecco, cioè c'è poca concretezza. Personaggi, ripeto, Lupo io l'ho adorato. Che cosa suona? Lupo l'ho adorato, ho pianto metaforicamente, non ho dato lacrime sul talismano, però insomma ho libri in cui piango, non è neanche così complicato farmi piangere poi con un libro. In questo caso non l'ho fatto, ma mi è dispiaciuto molto per questo personaggio, perché veramente il sacrificio, no, di Lupo per Jack mi ha commosso, insomma, questo esserone gigante, insomma, che si sacrifica, ed è veramente stato un personaggio meraviglioso che a me è piaciuto tantissimo, e mi è piaciuto molto anche il personaggio di Jack, per quanto questa sua evoluzione a un certo punto sia anche un filettino irreale. Questo fondamentalmente, vabbè, il cattivo viene sconfitto, va bene, insomma, tutte anche queste battaglie, queste situazioni che si risolvono abbastanza in fretta, questo è un po' un difetto di King, no? Chiudere un po' i finali con grande velocità, quando dico va bene, dai, hai dato tante pagine, dammene due o tre sulle cose, ci piove, c'è qui, vabbè, la battaglia è stata un po' meno che è stata, e grazie al talismano quell'altro muore, si scioglie tutto, va bene. E questo è un po' quanto fondamentalmente. Quindi vi consiglio il talismano? Oggettivamente no. Non è il libro di King che vi consiglio altri titoli di King o altri titoli in generale, indubbiamente non il talismano. Ho sentito, a parte la Rossa Kickers, anche altri pochi, devo dire la verità, sul tubo parlarne bene, anche su Instagram. Ecco, perché? Nel senso, non è un libro, secondo me, straordinario, è un libro dove c'è troppa roba, fondamentalmente. Se avessero scritto un libro di 300 pagine con un'attenzione un pochino più marcata a quello che era il cuore effettivo della storia, secondo me sarebbe stato un libro bellissimo, perché le potenzialità c'erano tutte. Sono state un po' sciacquate, ecco, all'interno di questo mare d'inchiostro. Bene ragazzi, io vi ringrazio, niente, ho fatto questo video monotematico, insomma, per parlare di questo romanzo che ho appena completato, e niente,
mi andava di condividerlo in questo modo con voi. Ho un sacco di video in arretrato, soprattutto relativi a quello che poi sono state le mie ultime letture. Ultimamente ho letto parecchio e ne ho una marea di libri. Io non vi faccio un wrap up da non so più quanto, forse l'ultimo era quello un po' così riassuntivo spannometricamente, forse a giugno ve l'ho fatto, non lo so. E adesso che sto dando un ordine vago a quella che è la mia nuova libreria, magari riesco a organizzarmi e vi faccio un video un po' come si deve, anche con lo sfondo ormai con dei libri. Adesso vediamo un po' come vediamo. Book Haul, anche lì ne ho acquistate un sacco, ho scoperto Vinted, mi piaceva, questo probabilmente lo farò, è un mondo molto piacevole quello di Vinted, e mi piacerebbe fare un video tematico su tutti i libri che ho comprato su Vinted, e ultimamente ne ho comprati una marea, ne ho comprati, voglio dire il numero perché tendo a farmi paura da solo, ma insomma va bene, ne ho comprati parecchi, e magari facciamo un book haul dedicato a Vinted. Va bene, vi chiudo qua ragazzi, grazie per essere arrivati fino qui, fatemi sapere se siete arrivati fino qui, avrete letto Il Talismano, e quindi fatemi sapere se vi è piaciuto o meno. Vi abbraccio, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon ottobre, e noi, laddove lo vogliate, insomma, ci vediamo al prossimo video. Dopo la curva vi dico ciao. Ciao ragazzi, e come sempre, letto perché c'è la curva, quindi, come sempre state bene. Ciao ragazzi.